partire proprio dalla biografia di una persona che, nata in Manciuria, vive a Pechino, quindi una grandissima città, in un periodo molto particolare per la Cina, negli anni 60, negli anni 70. Ecco, ti vorrei chiedere come si viveva la quotidianità e come si percepiva l'Occidente a partire da una grande metropoli qual era Pechino, ai tempi di Mao Zedong, come tutti sappiamo. Proprio la quotidianità delle persone, che qui non arrivava mai, qui arrivavano i grandi articoli dei reporter, le grandi fotografie, arrivava quello che si riusciva, però non conoscevamo, non conosciamo forse anche adesso esattamente. E tu ridi perché dici, ma che è troppo complicato di raccontare tutte le tue domande. Quello che vuoi. Ok, allora da dove? Sì, hai parlato di anni 60 e anni 70, poi forse per me è più importante anni 80 in Cina. Allora, anni 60, che ero ancora bambina, che è scoppiata la rivoluzione culturale. E questo è un periodo che è durato 10 anni, per la Cina è un disastro. Allora proprio soprattutto la parte di cultura ha distrutto quasi tutto. Allora poi anni 70 a 77 questa rivoluzione culturale è finita, e proprio quando è morto Mao, per questo ha cambiato governo e Deng Xiaoping ha preso gestione della Cina. Così lui ha fatto un appello, ha detto la Cina dobbiamo lasciare una parte di persone diventare ricchi. Poi dice, prima abbiamo parlato sempre della chi è per la rivoluzione o contro la rivoluzione, invece lui ha detto sia gatto bianco o nero, importante che si può attrapare dopo. Così da lì la Cina è cambiata da un'economia in progetto, come si dice, che non è libero, un'economia tutto progettato da Stato, è entrato un'economia libera. Allora con questo trasferimento, diciamo 30 anni di tempo, ha cambiato tutto. Allora io come sono testimonio di questo periodo, soprattutto anni fino al 77, che i giovani dopo la scuola potevano lavorare solo alla campagna, o anche operai, se lavori bene alla campagna tu puoi diventare operaio, così. Allora o militari, non c'è altre scelte. Così 77 è stata la prima volta nella non dico la storia, negli ultimi anni, 10 anni durante la rivoluzione culturale, allora i giovani potevano passare il concorso per entrare all'università. Anche i numeri erano molto limitati, solo è un'esperienza per i giovani. Così sono stata fortunata che ho preso questo tempo, ho passato concorso, così ho potuto entrare all'università. Quindi tu lavoravi e facevi l'università, cioè un'azienda tessile? No, questo lavoro, perché ho spiegato che a tempo di Mao, dice, gli studenti non devono solo studiare a scuola, deve conoscere il campo di contadini, operai e militari. Così noi ogni anno dovevamo lavorare un mese alla fabbrica e un mese alla campagna.
questo, quando ho parlato, quando è morto Mao, sì. Il momento stavo a una fabbrica di maglieria, così per compiere questo un mese di lavoro presso dei operai. Ecco, tu ad un certo punto, quando abbiamo parlato tempo fa, quando ci siamo incontrati, mi dicevi che i collegamenti con l'Occidente in qualche modo erano un po' strani, nel senso che tu, quando eri bambina, incontravi spesso, come studentessa, dei politici africani. Ecco, com'è andata questa cosa? Perché venivano i politici africani in Cina? Agli anni 70 la Cina era isolata da Occidente perché è comunista, così con America è stato 72 ha iniziato questo rapporto tra l'America e Cina, e poi iniziato da questa partita di ping pong. Credo Xi Jinping ora l'anno scorso ha pubblicato un libro, un grosso libro, la Cina, così. Poi altri paesi è proprio isolato così. Allora solo la Cina è amico dell'Africa, così veniva spesso presidente africani. Allora per me dico, ma quando dice presidente sono tutti neri, perché noi andavamo all'aeroporto di dare il benvenuto. Allora per me un presidente straniero deve essere nero, così. Beh, con Obama ci siamo. Poi piano piano la Cina ha cominciato a aprire, così sono entrati tanti studenti stranieri, anche tanti aziende europei, americani, così per affare. Così da anni, diciamo, da inizi di anni 80 ha cambiato un po' tutto. Ecco, tu frequenti l'università a Pechino, poi ad un certo punto decidi che l'Europa è il primo luogo in cui poter andare per iniziare una nuova vita. Com'è nata questa passione o questo desiderio, questa voglia di andare addirittura a Parigi? Perché io studiavo francese. Allora all'università c'erano tanti studenti stranieri, anche italiani, francesi e tanti altri paesi. Così, come frequentavo sempre con loro, non ero libera per esempio, per entrare al palazzo di studenti stranieri devi fare iscrizione a che ora sei entrata, a che ora sei uscita. Poi per entrare a Berchi, anche stessa cosa. Per questo dico, trovo un mondo molto interessante perché tutti parlano di suo paese. Allora abbiamo anche visto tanti film occidentali, mi attirava questa casa e gente, così ero curiosa. Come parlo francese, dopo mio laurea, dico forse è il momento di partire, di vedere un po' il mondo per questo. Scusa, ti interrompo, perché era facile comunque uscire dalla Cina e andare in una università europea, oppure bisognava superare qualche ostacolo? Non è che una cosa, come tu devi montare passaporto. Allora all'epoca si poteva chiedere passaporto, il problema è per soldi, perché la Cina, diciamo, oggi come un euro, un stipendio diciamo 3 euro, 5 euro, 10 euro, così. Allora, all'epoca, anni 80, come puoi viaggiare con uno stipendio di, anche ricordo mio padre guadagnava diciamo 13 euro, così, allora di pagare il viaggio, di vivere all'estero, questo è un problema. Allora per questo motivo, quando ho deciso di andare a studiare in Francia, i genitori erano contro di me, ho detto non puoi fare, e solo gli amici dice si può trovare qualcosa, un lavoro, in ristorante, qualcosa così. Allora, veramente con grande coraggio sono partita. Anche oggi sono venuta da Roma con treno.
Allora lì sul treno ho cominciato a mandare messaggio ai amici, perché ricordavo che sono partita per la Francia, inizio presso treno per arrivare a Hong Kong, perché da Hong Kong a Pechino, a Parigi costava meno. Per questo allora ho viaggiato due giorni, due notti in treno. Allora pensa che quando ero una ragazza molto giovane, oggi riesco a fare tante cose anche molto interessanti. È anche una, come posso dire, un'emozione anche oggi ho viaggiato così. Ecco, Lambo, tu prima dicevi allora sei approdata all'università La Sorbona e hai incontrato il mondo occidentale, l'Europa, che impressione, che pensieri, quali le angosce, quali le gioie? Non è, per esempio, quando sono arrivata a Parigi, lo stesso sera sono uscita con un'amica. Allora siamo ritornati a casa a, dopo mezzanotte, all'una, due, così. A Pechino non era possibile, perché la famiglia non ti permette di fare così, perché mio padre sempre dice una ragazza che da passare tutta la notte fuori così non è possibile. Allora così sentivo una liberazione. Solo pochi giorni dopo, quando ho ricevuto la prima lettera dei genitori, ho messo a piangere proprio sul ponte di Senna, Senna. Ho pianto proprio forte. Così dico, è un mondo tutto diverso dalla Cina. Solo una buona esperienza, che abbiamo capito tante cose, abbiamo imparato anche tante cose. Questo è molto, molto utile. Faccio un salto temporale, qui eravamo negli anni 80, Parigi, okay. Anni 80. Ecco, poi arrivi a Roma e a Roma poi inizia tutta l'attività che ti ha portato ad essere anche imprenditrice con la Cina e con l'Italia. Ecco, mi piacerebbe sapere qui come si parte e quali sono i vantaggi che si incontrano e gli svantaggi, le difficoltà e le cose che invece sono positive per gli affari Cina-Italia, Italia-Cina. Okay. Sono arrivata a Roma ultimo giorno di 89, allora subito ho avuto un bambino. Poi quando lui aveva 3 anni, è nato secondo bambino, pensavo di iniziare a lavorare, non mi andavo più a stare a casa. Così cercavo il lavoro, non c'era. Ho fatto un mese di supplente come insegnante di francese a un liceo. Poi per un anno nessuno ti ha chiamato. Allora un'amica mi ha detto, un'amica cinese, ha detto guarda che gli uomini occidentali non sono affidabili. Ha detto così, non puoi vivere. Uomini occidentali non sono affidabili. Dice non puoi vivere con tuo marito. Annuiscono tutti, guarda, tutte le donne. Allora così dice, per forza deve cominciare a lavorare presto. Allora non c'era, allora lei ha detto guarda che nostra fabbrica sta comprando macchinari italiani per lavorare su oro, magari lavori su commercio così puoi vendere macchinari italiani e così. Cioè scusa, allora, però i prodotti quali erano? Oro? Lei ha proposto così, invece no, chi può vendere sempre questi macchinari? Allora ho pensato scarpe italiane. Ho iniziato dalla zona Marche, sono andata a vedere fabbriche di scarpe. È un'esperienza negativa, perché prima cosa è stato il mercato cinese 20 anni fa non era matura. Poi le persone di Marche, questa fabbrica proprio è capitato male, anche non ha fatto buon lavoro, forse pensavo i cinesi non capivano niente, allora ha consegnato questa merce scadente anche. Ecco, parto proprio da questa tua cosa che dici per affrontare il tema degli stereotipi, no?
Perché lei dice, questo industriale italiano pensava che i cinesi non capissero niente di scarpe e quindi ci ha trattato male, cioè vi ha dato dei prodotti scadenti, dandoti anche un mezzo pacco, no? Come si dice in Italia, ti ha dato del pellame scadente. Sì, sì. Ecco, mi piacerebbe un po' affrontare con te questo tema, cioè la non conoscenza che gli italiani hanno dei cinesi e i cinesi nei confronti degli italiani che non conoscono perfettamente magari il modo di vivere o il modo di affrontare ad esempio la burocrazia. Ecco, tu, comunità di Roma, no? La comunità cinese a Roma è molto importante ed è molto, molto ricca di persone, è popolata, no? E stereotipi o vantaggi? Ho capito che cosa vuoi domandare. Allora, gli italiani pensano che la comunità cinese è una comunità molto chiusa. Allora, io sempre devo difendere la mia comunità. Allora, dico, la prima generazione non parlano italiano, quasi 90% non parlano italiano. Poi ora sta cambiando la situazione, seconda generazione sono cresciuti, cominciano a lavorare, siamo preoccupanti, proprio non parlano cinese ora. Questo è un problema della comunità chiusa. Poi anche quando, per esempio, ora mio figlio sta studiando a Pechino, l'altro ieri parlavo, dico, stasera dove vai a mangiare? Dice, in un ristorante vicino all'università. Ho detto, con chi? Dice, siamo quattro italiani. Allora ho detto, come mai sempre voi italiani insieme? Dice, siamo sempre insieme. Allora questo è anche un discorso, io dico, allora qui gente dice i cinesi stanno sempre insieme, dico, quando una non vive a estera non può capire questa difficoltà. Solo dico, integrazione è un lavoro di tutte e due parti. Io parlo di mia esperienza, quando sono arrivata a Roma non parlavo italiano. Poi non è soltanto un problema di lingua, secondo me, perché aspettavo se gente di vicino mi domanda qualcosa, ti piace l'Italia, che fai, qual è la tua cultura, o vieni a casa a prendere un caffè. Poche persone che hanno fatto, ma ora se qualcuno mi invita a prendere caffè non ho più tempo. Dico, ma all'inizio veramente sentivo sola. Per questo dico, è la integrazione, forse una parte non dice la comunità cinese è chiusa, lasciamo chiudere così, magari di entrare. Anche per questo motivo ho pubblicato il libro. Ho parlato tutta la mia esperienza da quanto sono partita dalla Cina fino che ho viaggiato da Pechino a Parigi via macchina, fino all'esperienza di mio lavoro in Italia. Dico, sono sincera, non è una storia inventata, è tutta realtà. Dico, vorrei spiegare che cosa abbiamo fatto, che penso l'Italia, quale cultura, che cosa mi piace, che cosa non mi piace. Allora anche un brano ho scritto, La notte, notte nera, così un brano mi piace molto, perché quando, per esempio, ora anche spesso io la sera spesso c'è cena, stavo mezzo gente, ma spesso quando esci da questo ristorante, quito la macchina, sento che fuori non c'è niente rapporto con me. Questa è una solitudine, una cosa che abbiamo tutti, penso, anche, non lo so, sì, qualche volta anche ma ti io, senti quando, solo. Sì, assolutamente. Allora, per questo, nel nuovo libro ho parlato questa, per esempio, abbiamo fatto una grande festa a Piazza del Popolo di Roma, 14 gennaio di quest'anno, perché è morto
sono morti padre e figlia di questa tragedia. Allora così, quando abbiamo organizzato questa festa di primavera, sono venuti tanti italiani. Quella pomeriggio è tutto Piazza del Popolo pieno, non so quanti 100.000 persone c'erano. Allora dico, momento, sono morti due persone e siamo più vicini. Quando succede tragedia siamo più lontani. Dico, forse un lavoro dobbiamo fare insieme, tutti e due parti. Bello questo, Rambo. Sì. Ecco, la tua esperienza quindi professionale da imprenditore, hai colto delle difficoltà anche burocratiche per riuscire ad integrarsi, oppure ad esempio la comunità cinese aiutava a superare queste difficoltà? No, io ho avuto due periodi con grandi difficoltà. La prima volta con la banca, perché facevo esportazioni di macchinari industriali 93-94 così. Allora ho ricevuto lettere di credito trasferibile, si chiama, forse una cosa troppo tecnica. Va bene. Andata alla banca a chiedere questa collaborazione. Allora la banca ha detto non possiamo fare, perché i cinesi sono talmente, come posso dire, un parole pignoli. No, sono severi con qualità con controllo di merce. Ho detto non è fiscali. Ho detto non è così, perché con le lettere credito tu non vedi merce ancora, che già deve pagare la banca. La banca vede i documenti e deve pagare. Allora si vede che questo direttore della banca non ha capito niente. Allora dice non possiamo fare. Poi con primo lettere credito, anche ho scritto dentro, primo lettere credito, un affare abbastanza importante per me, significa un lavoro, come posso dire, ufficiale attraverso banca, non è una cosa contante, così è una cifra di $140.000. Ho dovuto andare a Parigi. Sono andata a Bank of China, non c'era ancora Bank of China qui in Italia, ora c'è a Milano. Allora sono andata a parlare con il direttore di Bank of China di Parigi. Lui è sceso dalla banca perché non riuscivo a trovare, perché hanno cambiato sede. Quando stavo studiando non ha cambiato. Il direttore è sceso, mi ha chiamato, incontrato, così sono andata suo ufficio, ho guardato questa lettera, dice si può fare, no, domani ti faccio tutto. Ecco, tu stai dicendo una cosa, scusa che ti interrompo un attimo, molto importante, cioè che in qualche modo la burocrazia non era pronta 20 anni fa, perché tu parli di cose del 93, 92, sì, di 20 anni fa, non era pronta alla rivoluzione che stava in qualche modo avvenendo, cioè affari tra Oriente e Occidente. E certo che oggi è cambiato. Anche tutti i punk cercano di lavorare con immigrati stranieri. Però io in alcune foto ti ho vista a fianco ministri italiani, ministri o politici italiani. Ecco, i politici e i ministri italiani ti usano o ti utilizzano, o tu utilizzi loro, o c'è qualcosa di più complesso? Cioè quando i politici, tu incontri dei politici italiani e incontri, sì, politici cinesi, ecco, sì, questi politici italiani ti sembrano propensi a fare affari con la Cina, o vogliono approfittarsene per riuscire a portare capitali cinesi in Italia o altro? Cioè come hai intuito tu questo rapporto così vicino, stretto con i politici italiani? Io penso che
La verità. Purtroppo l'Italia è, voi dite, un paese democratico. Siete orgogliosi di questa democrazia. Cioè, noi non abbiamo questa democrazia. Io non vedo le cose proprio tutto negativo da parte di Cina e positivo sistema italiano, occidentale. Perché questa guerra sinistra e destra che continuano, allora ogni 5 anni si cambia un governo, destra nega tutte cose di sinistra nega tutte cose di destra, così non si può fare un progetto di lungo termine. 5 anni finisce, poi cambia governo da preparare 1 anno, poi da preparare, lavorano poco così. Poi per esempio chi vuole diventare essere eletto deve promettere tante condizioni, gente votano con tua condizione, poi alla fine non può garantire tutto questo, che l'Italia oggi sta in crisi così, allora il popolo devono pagare questo danno, non è politici, certo. Loro hanno usufruito. Io una volta viaggiavo con un ex senatore, ancora con tesserino di... Onorevole o senatore. Ancora usano, dico, tu devi fare un biglietto, ho detto. Così. Che c'è vecchio di anni 90, e ancora usa questa cosa, ma 1 euro non può pagare. Io non lo so, che forse non devo criticare tanto quanto... Ho visto Fornello, ministro. Sì, ministro Fornello. Allora, come abbiamo pubblicato un articolo proprio scritto io, ho detto quando davanti a disastro i cittadini hanno una responsabilità. Perché quando parlo con i miei cognati, loro dice dobbiamo andare in pensione più tardi, tutto problema, no? Dico, ma un po' di sacrifici pure tocca fare, perché avete votato così, ma alla fine è questa la conseguenza. Ma l'importante è avere salute, dovete ancora lavorare. Dico, questa... Un detto universale, l'importante è la salute, va bene in Italia, va bene in Cina, va bene. Però veniamo al giornale, no? A questo Cina in Italia che ti impegna ogni mese come direttore della testata. Ecco, cosa cerchi di fare all'interno di un giornale di questo genere? Cerchi di avvicinare i popoli o cerchi di trovare sbocchi anche economici o sociali o culturali? No, questa c'è solo perdita. Io dico, mio marito, io so, da più di 20 volte dice deve chiudere questo, da 11 anni faccio questo lavoro. Bene. Allora, io penso che è utile di spiegare tante cose, di parlare esperienza, sia noi cinesi, sia anche per esempio gli italiani che come lavorano in Cina, come studiano in Cina, anche abbiamo una rubrica, si chiama Gli italiani in Cina. Io credo sempre, forse sono unica nella comunità cinese oggi, non guardo soldi, che guardo, anche non mi ha mai mancato. Quando ho difficoltà qualcuno mi chiama, ha detto vieni là un po' di prendere una busta da me. Un negoziante cinese l'anno scorso mi ha dato più di 11.000 euro. Per il giornale? Sì, sì. Allora anche 2006 quando ho trasformato da solo lingua cinese in bilingue, non avevo più soldi, allora così ho dovuto chiamare 50 persone, ho detto ciascuno mi ha dato 1000 euro, 500 euro, così ho avuto 40.000 euro, ho iniziato. Oggi non abbiamo più grande problema, perché con la pubblicità, con un po' di contributo di Istituto Confucio di Roma, con un po' di tutto, un po' sinistra e destra, anche facciamo un po' di turismo oggi,
si può coprire spesa. Credo un lavoro utile continua, non lascio. Dove si può trovare questo giornale, Lambo? In certi edicoli, non so preciso perché abbiamo chiesto ai editori di darci indirizzi, no, abbiamo avuto solo poche città. Poi si fa un abbonamento €30 per 11 numeri, ogni anno si esce 11 numeri. O sul sito, cinaitalia.com. Noi abbiamo curato bene il sito, ma tante cose si può leggere anche. Quindi in edicola, se uno lo richiede, glielo fanno arrivare. Sì. Perfetto, sì. Quindi in edicola si può trovare. Io, se fossi un imprenditore, farei abbonamento subito e cercherei di ingegnarmi per riuscire a lavorare con la Cina. E a parte questo, ti accennavo prima a questa cosa che sta avvenendo anche in Cina, interesse nei confronti dell'Italia. A Prato stanno girando una fiction televisiva che sta andando sulle reti cinesi. Tu hai avuto rapporti con Prato, con la comunità cinese di Prato, che è molto forte, molto importante sul campo del tessile? Okay. Ormai lì diventa una comunità molto forte, non soltanto lavorano su importazione, anche esportano il tessuto italiano, ecco. Tanti immigrati. Allora, per questo io dico sempre, due mesi fa sono andata al Festival di Giornalismo a Perugia, ho parlato perché per vendere prodotti italiani tanti guardano direttamente in Cina, così invece secondo me guardare gente vicino, perché loro sono commercianti, anche vedo un prodotto italiano loro vendono in Cina. Per esempio, tanti immigrati ora sono ritornati in Cina, non fanno lavoro, trovano lì, portano vini, olio, anche tante persone vendono borse, i prodotti italiani. Prodotti italiani, sì, di qualità. Di qualità. Questo dico, l'Italia è un paese, cioè, diciamo 30 volte più piccolo della Cina, sia superficie, territorio e numero di popolazione. Per la Cina qui è grande come una provincia. Dico, con tutti questi ricchi che stanno crescendo con un numero forte, l'Italia c'è un bel futuro con il mercato cinese. Soltanto qui dobbiamo lavorare bene. La vostra ambasciata è molto limitato il lavoro, che sono andati anche tanti aziende italiane, poi con misura piccola loro c'è difficoltà di stare lì, di fare una bella promozione. Allora qui ci vuole un'organizzazione. Io sono andata a parlare per esempio al comune di Pechino, anche comune di un'altra città, dico possibile facciamo un centro d'Italia costruito da noi immigrati cinesi e insieme con gli italiani. Allora dico, importante dovete darci una politica, ci dà un centro, costa poco, perché anche oggi in Cina tutte cose costa caro. Loro dicono interessante, dico allora la Cina dall'anno scorso ha lanciato una nuova politica, dice costruire un paese forte in via cultura. Allora dico, allora noi facciamo nome, un centro cultura italiana, così poi portiamo altri prodotti. Tutti dicono interessante, solo qui c'è da lavorare. Io c'ho pieno di ambizione, fantasia, ma sempre sono sola, che penso che un lavoro dobbiamo uniti, sia per integrazione anche per un futuro d'Italia. Ecco Lambo, però tu vai spesso a Pechino per lavoro e anche perché hai familiari, sì, lì a Pechino. Mamma. Ecco,
Come l'hai vista svilupparsi questa città? Da quando? E soprattutto quando vai? Quali sono emotivamente le cose che ti colpiscono di più? Ad esempio il livello della qualità della vita, oppure i nuovi ricchi che stanno nascendo e hanno voglia di conoscere, di viaggiare, di spendere, oppure c'è dell'altro, la spiritualità, la cultura? Una cosa più cambiare più sono le cose costano caro. La vita comincia a costare caro, allora per questo dico esportazioni di prodotti cinesi non hanno più vantaggio come prima. Allora oggi il governo ha lanciato una nuova politica di rafforzare la vendita dentro la Cina. Questo. Poi io ho l'abitudine di spendere poco quando la Cina si poteva spendere economica, poco. Sì. Ogni volta ritornavo in Cina dico, oh veramente costa niente qui. Invece ora quasi non compro più niente. Per questo dico l'Italia avrà una buona occasione. Ecco, e gli intellettuali cinesi che sono a Pechino hanno un'idea dell'Occidente abbastanza chiara oppure sono un po'... non sono a conoscenza magari di quello che può offrire adesso l'Europa o comunque una cosa bella che per i giornalisti occidentali dice quando un cane muzzica morde un uomo non è notizia. Quando un uomo morde un cane è notizia, allora così cercate sempre notizia negativa. E questo anche sulla comunità cinese, noi bella cosa non sapete niente, brutta cosa sapete tutto, così. Allora, i media cinesi non fanno così, che sull'Italia non parlano male, anche tante persone che dice che è difficile lavorare con gli italiani, non sono molto affidabili. Sì, affidabili. Non parlano su giornale, su notizia. Gente sono molto curiosi. Poi questi anni che l'Italia ha fatto, diciamo, due personaggi devo parlare, Valentino e Ferré. 92 la Cina è stata prima fiera, si chiama China Chic. Sì. Allora, questi due stilisti sono venuti in Cina e proprio ex presidente cinese ha ricevuto a Zhongnanhai, è come il vostro sede Quirinale, sì, diciamo. Quirinale, sì. È stata la prima volta nella storia della Cina che ha ricevuto due stilisti stranieri in casa di presidente. Allora, la Cina, l'Italia ha contribuito sul campo della moda, soprattutto campo della moda maschile, ha dato un grande contributo. Diciamo, questa, quanto gente parla d'Italia, dice forte la moda, questo è vero. Poi oggi, l'anno scorso sono venuti più di 1 milione di turisti cinesi. Soltanto qui c'è un po' di problema di, per esempio, non può spendere certe cifre. Sì. Con tax free c'è un po' di problema. Sino che i cinesi che continuano a aumentare numeri di turisti anche spendono, perché abbiamo una cultura quando vai in una posta deve comprare non solo per la famiglia, anche i colleghi, deve pensare a tutti, così come io quando ritorno in Cina devo comprare tante belle cose italiane, così gente sono contenti. Adesso io ti dico una cosa cattiva. Cioè in Italia lo stereotipo dei sindacati o di chi si occupa di imprenditoria dice che in Cina
la manodopera costa poco perché non ci sono diritti per i lavoratori, cioè i lavoratori sono sottopagati e sfruttati fino alla disumanizzazione. Questa cosa tu l'hai accertata dove hai vissuto, a Pechino e in altri luoghi, oppure anche questo è un retaggio di tanti anni fa e sta cambiando? Stanno cambiando, per esempio per garantire, io credo anche oggi aziende italiane hanno questa difficoltà per pagare tutti i contributi di operai, allora la Cina è stessa cosa, poi soprattutto abbiamo cominciato dalle fabbriche piccoline così. Per esempio l'anno scorso ho visitato due grandi aziende, ho visto foto proprio brutte, iniziato da una cosa così, tanti hanno fatto grande. Allora io vorrei dire questo, che quando c'è la possibilità di proteggere interessi di operai, questo devono fare, non devono approfittare e rubare questa la manodopera, di sfruttare, sì, troppo questo. Poi quando non c'è la possibilità, sì, di pagare tutto questo contributo, dobbiamo anche capire le loro difficoltà. Cioè tu dici che ci sono ancora dei problemi? Lo Stato è uscito tante nuove leggi, per esempio quante ore, sì, non possono superare quante ore, non possono, sì, c'è tante cose, ma sicuramente ci sono tanti che non rispettano ancora. Sì, sì, cioè in via di evoluzione anche questo aspetto. Poi oggi con la nuova politica i contadini vivono spesso questi ultimi 30 anni, piuttosto forse come voi Italia, anni 60, che i contadini sono trasformati in operai nella città. Allora così gli operai, noi diciamo operai contadini, una parola così. Ora hanno difficoltà di trovare operai oggi, perché tanti contadini non vogliono più lasciare a casa di lavorare in città, di guadagnare anche non è molto interessante, e di meglio restare a casa con una nuova politica per proteggere la terra, così. Precisamente non posso dire, ma è questa. Ah, quindi ci sono alcuni contadini che non vogliono lasciare le loro terre, i loro paesi per andare nelle grandi città, ma rimangono. Questa cosa è abbastanza... Per esempio anche tante terre sono trasformate, dice sì, tu pianti le alberi, sì, sì, così lo Stato ti paga un tot cifra all'anno, così tanti vivono bene con questa cosa. Ah, interessante. Allora, abbiamo parlato dei vari aspetti, no? Giornalistico, quello narrativo, questo è una sorta un romanzo reportage, è un romanzo autobiografico dove si racconta una vita di una persona fino al 2009 cinese. Esatto, fino al 2009. Stavo male. E a un certo punto però affronti anche un altro tema, che è quello della attività che intraprendi in Francia come attrice e come ballerina. Ecco, ma questa cosa di una persona che arriva da Pechino e si trasforma in attore, attrice teatrale e ballerina, come nasce? Cioè, mi sembra una vita molto avventurosa, uno che lascia un ambiente totalmente estraneo al nostro e diventa attore qua a Parigi. Ma questo è tutto, diciamo, da ringraziare questa trasformazione della Cina, perché anni 80 che i francesi erano molto curiosi della Cina. Allora, quando sono arrivata a Parigi, ho sentito c'è una troupe artisti cinese che danno spettacolo a qualsiasi centro come Maison della Cultura, Casa della Cultura, cosa sì, così. Sì, sì, sì. Allora, io sono andata a incontrare questi artisti perché so parlare.
loro hanno accettato. Così ho chiesto a mio genitore, dice, mi manda un costume così. Allora, tradizionale, un costume poi tradizionale. Come gente erano curiosi, sei cinese, con un costume tutto di antica Cina, fai due gesti diversi di parlo francese, c'è uno spettacolo, no? Beh, certo, quindi c'era il fascino dell'esotico. E poi con teatro, perché proprio c'era una regista, cercava 11 attori cinesi, voleva montare uno spettacolo con i cinesi. Così il momento giusto che ho avuto questa fortuna. Bene. Io vorrei passare alle domande, perché secondo me ha dato molti spunti questa cosa per incuriosire ulteriormente, per domande di approfondimento. Abbiamo parlato un po' di lei, abbiamo parlato di come ha visto l'Occidente appena è approdata in Europa, poi abbiamo parlato della Cina di quando era fanciulla e della Cina contemporanea. Io avrei tante domande da farle, però... Questo va. Pronto? Sì. Lambo, la prima domanda volevo fartela io, e anche la mia domanda è un po' forse cattiva, serve un po' a sfatare i luoghi comuni. Allora, ti parlava lui prima, Davide, ti ha chiesto del fatto se in Cina vengono rispettati i diritti dei lavoratori. E tu hai detto giustamente, quando si può, sì, cioè le grandi industrie quando possono pagano i contributi eccetera, rispettano anche l'orario dei lavoratori, quando non possono non lo fanno, e così avviene forse anche un po' in Italia. Quello che però in Italia è molto presente, è lo sfruttamento dei cinesi da parte di altri cinesi, cioè quello che per noi diventa difficile da accettare è che questa emigrazione che è avvenuta dalla Cina in Italia ha fatto sì che ci siano in Italia dei laboratori gestiti da cinesi dove lavorano bambini di 8-10 anni e lavorano magari nei sottoscala, magari 30 bambini, oppure lo sfruttamento per esempio della prostituzione delle ragazze cinesi ad opera di quella che da noi viene chiamata la mafia cinese. Ora, che cosa fa la Cina come paese per operare una sorta di controllo su quelli che sono i cittadini cinesi che sono emigrati in altre parti del mondo? Non so se poi la domanda ti è molto chiara. Devo spiegare questo fenomeno? Sì, se okay. Puoi. Noi diciamo, come posso spiegare, come immigrati noi siamo stranieri per avere un posto, dice qui dobbiamo lavorare, dobbiamo avere prezzo a vantaggio. Allora così tante aziende cinesi, no, parliamo di aziende, sono piccoli, sono laboratori. Allora cominciato di dare già prezzo basso. Allora se tu sei un aziende italiano, tu mi passi il lavoro a me, io per cucire un vestito tu mi dai, non so, 2 euro, allora io passo ai miei operai, sono diciamo 1 euro un capo, così. Allora contano capo per capo, se tu riesci a cucire 50 al giorno prende 50, se 100 e 100, dipende dal ritmo di lavoro. Questo che hanno cominciato così. Allora oggi diciamo tanti hanno sviluppato, hanno fatto abbastanza, lavorano bene, ma sempre dobbiamo rimanere questo prezzo più vantaggioso. Chi non paga bene a operai, questo anche noi sempre dice non è una bella cosa, ma anche noi tra noi non parliamo molto questo. Sappiamo chi non comporta bravo, ma sono condizioni che operai, dico, se lavoro
qualche volta lavora, arriva la lavora la sera, così dice da consegnare il giorno dopo. Ora questi operai accettano di lavorare. Poi soprattutto una brutta cosa che tanti dice tu sei clandestino, non hai permesso di soggiorno, allora approfittano di pagare di meno ancora. Questo è vero, è una cosa brutta di tutta la comunità. Ecco, però Mariangela ti chiedeva, c'è un tentativo di regolamentare queste cose, oppure, come mi sembra di capire, voi sapete chi non lavora bene, ma c'è come una sorta di accordo tacito per non parlarne? Se ne parla poco nella comunità? Questa è sempre forza di controllo. Questa, con forza di controllo, gente fanno attenzione, non possono fare come vogliono. Un'altra cosa da capire è che vengono dalla campagna, ha avuto poca educazione culturale. Certo. Allora per questo dico, quando ho lanciato questa rivista, inizio proprio eravamo famosa per la guida delle leggi. Così dico, se non capite italiano potete leggere la nostra rivista, così facciamo che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Solo dopo ho visto che non deve servire solo per la comunità, anche devo uscire questo tuo popolo, un rapporto di tuo popolo. Allora, soprattutto dobbiamo guardare anche seconda generazione. Allora, così ho cambiato questo contenuto e anche ho trasformato anche un periodo molto difficile. Sì, rimangevo. Sì. Come prima era più facile, ma solo abbiamo fatto. Poi soprattutto l'epoca ho avuto una malattia grave. Stesso tempo curavo questa rivista, anche andavo a fare la cura a ospitare. Certo, sì, quindi è stato un momento di difficoltà personale. Sì, anche. Sì, sì. No, questa cosa che dicevi è molto importante, cioè tu con la rivista avete tradotto le leggi italiane per far, sì, in cinese, mandarino, sì, per far capire alle persone cinesi quali erano le regole di questa. Abbiamo bussato anche la porta del comune, provincia, per avere un po' di fondo, perché dico non è un lavoro nostro, anche un lavoro di dello istituzione. Stato italiano. No, non c'è un euro fino ad oggi. Ah bene, ancora non è arrivato no. Nulla. Bene, attendiamo volenterosi. Un'ultima cosa, perché poi penso che i signori vogliono anche acquistare il libro e avere un autografo, per cui ho visto sull'ultimo numero della rivista che c'è un articolo su Monti e vedo che il titolo è molto positivo, c'è scritto Monti fa quasi come i cinesi, cioè ha un comportamento serio quasi come... No, perché vorrei dire, dico sempre, mercato cinese è molto importante per l'Italia, allora come governo di Berlusconi non ha dato molto importanza a questo mercato. Io ricordo Chirac veniva spesso in Cina, io non so se è veramente che capisce la cultura cinese, sì, una immaginazione di sì, una si intende la cultura cinese. Allora lui ha ottenuto tante cose pure. Okay. I tedeschi sono gente che bravi e che lavorano bene. Dico l'Italia, almeno facciamo un po' di relazione diplomatica, no? Allora come governo di Berlusconi non ha dato questa importanza. E Monti ora è venuto subito. Poi il nostro corrispondente ha scritto questo articolo. Montismo dalle caratteristiche cinesi, c'è scritto qua. Sì, poi neanche non ho letto bene questo. No, tranquilla, tranquilla. Va bene, allora guarda, noi attendiamo il libro nuovo, Petali d'Orchidea, il 28 di giugno. Nel frattempo ci leggiamo La strada per Roma, di Ulambo, e leggeremo, continueremo a seguire Cine in Italia.
Tra l'altro il tuo nome, Hulambo, vuol dire ondata di orchidee, no? Ecco, proprio come si danno i nomi? Una domanda banale, come si danno? Perché Hulambo? No, quanto noi mettiamo sempre il cognome prima del nome. Quindi Hu è il cognome. Sì. Poi i genitori scelgono o un ideogramma o due. Deve avere un significato che come genitore vogliono. Allora questo che non è come voi con la data scelete dalle calendario. No? Noi San Giovanni, no, inventiamo quindi tutto. Così allora i miei genitori hanno dato nome di mio fratello maggiore, l'Anjo Fiume di Orchidea, proprio nome di quel paese che lui è nato. Poi vogliono rimanere questa Orchidea, allora ha dato io un data di Orchidea. Fratello piccolo, Riva di Orchidea. Di solito nome di fiori deve dare a femmina, non maschi, solo questo Lan anche pronuncia come blu, non è femminile. Allora siamo tre orchidee a casa. Ecco, tu sei una ondata di orchidea, e in mezzo a questo profumo di tigli salutiamo tutti coloro che sono venuti ad ascoltarci e ringraziamo Lambo per essere stato con noi. Grazie.